un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, un caro saluto da Malaga, mi trovo in terra iberica e ne approfitto per svolgere qualche considerazione in itinere. Allora, avete visto che è arrivato il Tinder per i cattolici, leggo sul Messaggero, ma la notizia si trova su molti altri giornali naturalmente, è arrivato il Tinder per i cattolici, si chiama Catholic Match, ed è un Tinder per cattolici. Cos'è Tinder? È un'applicazione turbo globalista che serve sostanzialmente a produrre plus godimento e a fomentare il nuovo ordine erotico del consumismo sentimentale e dell'amore liquido, come lo chiamava Sigmund Bauman, il precariato erotico, sostanzialmente il plus godimento come cifra dell'ordine deregolamentato dei mercati che si traduce nell'ambito dei sentimenti sotto forma di nuovo ordine erotico, come più volte lo abbiamo definito, c'è anche un nostro libro dedicato al tema, si chiama Il Nuovo Ordine Erotico. Bene, il fatto che anche i cattolici adesso si accodino e si creino il loro Tinder cattolico è la prova provante di quello che già abbiamo detto, non solo del nuovo ordine erotico che finisce per travolgere tutti, anche i cattolici o sedicenti tali, ma poi anche la prova di quella che abbiamo più volte definito la evaporazione del cristianesimo, quando sostanzialmente anche il mondo cattolico finisce per aderire ai moduli del consumismo sentimentale e di queste nuove applicazioni global liberiste, vuol dire che il cattolicesimo e più in generale il cristianesimo, almeno in Occidente, è evaporato, è divenuto indistinguibile il consumatore dal cristiano, quella a cui aderisce ormai il cristiano, argomento nel mio libro La fine del cristianesimo, è una fede low cost, con una sorta di cristianesimo fluido, smart, alla portata di tutti, che non richiede più sacrifici, ed è appunto la prova provante del fatto che ormai l'inimicizia tra civiltà dei consumi e cristianesimo è portata a compimento nella forma dell'evaporazione del cristianesimo, che anziché provare a resistere, si piega, si scioglie. Bergoglio è l'espressione di questo scioglimento, di un cristianesimo ormai pervaso dall'ateismo liquido e dell'indifferenza e dalla dittatura del relativismo, ma poi anche il Catholic Match, il Tinder per i cattolici, non fa che suffragare più in piccolo, naturalmente, questa stessa tendenza vista da un diverso punto di vista. Insomma, il cristianesimo sta evaporando, nella civiltà dei consumi si realizza la profezia di Pasolini in Salò, che sicuramente ricorderete, andate a rivedere il film, la civiltà liquida dei consumi che sommerge tutto e affoga tutto e tutti nella propria bruttura. Ecco, questo è un pochettino quello che emerge da Salò di Pasolini, e la vicenda di Catholic Match mi pare davvero emblematica.